Un saluto a tutti i testimoni di Geova e ex testimoni di Geova e pubblico in generale. Un saluto a tutti voi. Prima di tutto voglio sua comprensione sempre per qualsiasi errore grammaticale di pronuncia che io potrò commettere da qui in avanti all'esporre questo discorso che oggi vado a trattare, che come sempre ho detto sono argomenti molto importante che vi farà riflettere molto circa della società Torre di Guardia. Oggi io voglio trattare un assunto degli anziani delle congregazioni. Nel libro Perspicacia, la società Torre di Guardia definisce che cosa è un anziano, chi sono gli anziani nella congregazione cristiana. Nel libro Perspicacia, volume 1, basso il titolo Anziano, la società rende questa definizione: anziani nella congregazione cristiana. Dice così: visti in questo contesto, non è difficile capire i riferimenti agli anziani presbiteroi della congregazione cristiana. Come nell'Israele carnale, così nell'Israele spirituale, gli anziani avevano la responsabilità di dirigere la congregazione. Cioè che qui si legge chiaramente che gli anziani sono persone di età matura che avevano la grande responsabilità di dirigere la congregazione. Ora vediamo che altra cosa ci dice la società Torre di Guardia con riguardo agli anziani in questo libro Perspicacia volume 1. E continua dicendo: come pastori gli anziani avevano prima di tutto la responsabilità di cibare spiritualmente il gregge e anche di aver cura di quelli malati spiritualmente e di proteggere il gregge dall'istruzione di elementi simili a lupi. Questo vuol dire che anziani o pastori è sinonimo di anziani, cioè dire anziani o pastori è la stessa cosa. Gli anziani sono pastori che cibano spiritualmente il gregge e protegge loro dall'istruzione di elementi simili a lupi. E questo è lo che è un anziano, è un pastore. Teniamo questo ben chiaro in nostra mente, che un anziano è un pastore che Dio ha dato per dirigere la congregazione, come abbiamo visto. Continua dicendo il libro Perspicacia, volume 1, che allo stesso modo gli anziani possono stare per o rappresentare l'intera congregazione dell'Israele spirituale. Se questo è così, che gli anziani sono quelli che rappresentano la congregazione dell'Israele spirituale, questo vuol dire che gli anziani prendono il luogo o il posto degli 144.000 della classe unto. Quando noi guardiamo, per esempio, nello stesso libro Perspicacia, volume 1, riguardo alla congregazione, la società Torre di Guardia ci dice, nella pagina 548, che nelle scritture greche cristiane il sostantivo greco tradotto congregazione è ecclesia, da qui italiano chiesa, cioè che congregazione è sinonimo di chiesa, e chiesa vuol dire, pertanto, come si vede qua, nello stesso libro, Perspicacia, che di solito quando le scritture greche cristiane si riferiscono alla congregazione, in generale, intendono i suoi 144.000 membri unti, gli unti seguaci di Cristo senza includere Gesù. Come abbiamo visto, il termine congregazione è sinonimo di chiesa, pertanto la chiesa come congregazione, che è la stessa cosa, nelle scritture greche cristiane si riferiscono o si intende come i 144.000 membri
di un seguace di Cristo, senza includere Gesù. Riassumendo, gli anziani sono queste persone che dirigono la congregazione, e la congregazione è la Chiesa. Come abbiamo visto, congregazione è uguale a Chiesa. E la Chiesa o congregazione, nelle scritture greche cristiane, si riferiscono o si intendono i suoi 144.000 membri di un seguaci di Cristo, senza includere Gesù. Questo è molto curioso, perché qui si vede che gli anziani che sono responsabili di dirigere la congregazione o la Chiesa, cioè si intende questa Chiesa come i suoi 144.000 membri di un seguaci di Cristo, senza includere Gesù. Io mi dico, com'è possibile che i pastori, gli anziani, che è la stessa cosa, perché gli anziani sono pastori, stanno incaricati di dirigere alla congregazione, e abbiamo visto che la congregazione è sinonimo di chiesa, e chiesa è sinonimo o si intende come congregazione, perché congregazione nelle scritture greche cristiane si intendono i suoi 144.000 membri di un seguaci di Cristo, cioè che la congregazione che gli anziani dirigono si riferisce nelle scritture greche a queste 144.000 persone della classe Unt, senza includere Gesù. Questo è molto curioso, perché se gli anziani sono incaricati di dirigere la congregazione, sembra strano che gente della classe con speranza terrenale, che sono anziani, sono pastori, è curioso che gente della classe terrenale, cioè gli anziani, stanno dirigendo o avevano la responsabilità di dirigere la congregazione, e come abbiamo visto, la congregazione è sinonimo di chiesa, e congregazione si intende, cioè, nelle scritture greche, a quelle persone unto, a quelle persone della classe unto, che aveva la speranza celeste, e queste persone sono le che formano, che sono che formano la congregazione della classe unto, dei 144.000 membri, secondo le scritture greche cristiane, perché le scritture greche cristiane, quando si riferiscono alla congregazione, si riferisce e si intende agli 144.000 membri della classe unto, di unti seguaci di Cristo. Cioè, qui è strano, perché si intende chiaramente che gli anziani o pastori, che sono della classe terrenale, quelli della grande moltitudine, è quella che sta incaricata di dirigere e dirigere alla congregazione, che è sinonimo della Chiesa, cioè il corpo di Cristo, la Chiesa è il corpo di Cristo, e il corpo di Cristo, secondo se intende nelle scritture greche cristiane, basso il termine congregazione, questo vuol dire a 144.000 membri di un seguaci di Cristo. E queste persone formano la congregazione che gli anziani dirigono. E questo sembra molto preoccupante, perché quando noi guardiamo il testo di Efesi, capitolo 4, versetto 11, si può leggere ben chiaramente come segue. E dice così: ed egli diede alcuni come apostoli, alcuni come profeti, alcuni come evangelizzatori, alcuni come pastori e maestri, cioè anziani. Abbiamo visto che pastori è uguale a anziani, e questi anziani sono pastori e maestri dentro della congregazione. E abbiamo visto anche che la congregazione si intende nel Nuovo Testamento, nelle scritture greche, si riferisce alla classe unto. Questa congregazione, quando si parla della congregazione nelle scritture greche, si riferisce alla chiesa, perché congregazione vuol dire chiesa, ecclesia, chiesa, e la chiesa è il corpo di Cristo, cioè per la Watchtower soltanto
di 144.000 della classe unto. Questo vuol dire che secondo questo testo di Efesi capitolo 4 versi 11 al 12 ci dice che Dio diede alcuni come apostoli, alcuni come profeti, alcuni come evangelizzatori, alcuni come pastori e maestri, cioè anziani. E perché che cosa fanno questi pastori e maestri dentro della congregazione? Fa il ristabilimento dei santi, cioè dello schiavo, della classe unto. Il pastore e maestri, cioè gli anziani, fanno il ristabilimento dei santi per la opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, o del corpo del Cristo, o della Chiesa, o della congregazione, che è la stessa cosa. Io mi chiedo, com'è possibile che membri della classe terrenale, della grande moltitudine, che avevano la responsabilità dentro della congregazione di essere pastori e maestri e dirigere la congregazione, può stare con la responsabilità di dirigere per il ristabilimento dei santi e per l'edificazione del corpo del Cristo, cioè dello schiavo, di quelli che formano la Chiesa di Cristo, di 144.000 della classe 1. Com'è possibile che un anziano della classe con speranza terrenale, con una speranza, diciamo così, inferiore, può stare basso la responsabilità di essere maestri e dirigere a quelli della classe 1 per edificare a loro come corpo del Cristo, per ristabilire dei santi? E loro avevano questa opera di ministero per edificare il corpo del Cristo. Questo mi fa pensare come è possibile che gente delle congregazioni che avevano la responsabilità come pastori e maestri, cioè gli anziani, avevano la responsabilità di edificare al corpo del Cristo, cioè alla classe con speranza celeste, quando in realtà è al contrario, cioè che la classe unto o del corpo di Cristo deve edificare alla classe terrenale della grande moltitudine, perché loro sono quelli che danno il cibo spirituale ai domestici, a quella della grande moltitudine, che comprendono ai pastori e maestri dentro della congregazione. Invece qui si può vedere che Dio diede alcuni come pastori e maestri per edificare il corpo di Cristo e ristabilire i santi. Io mi dico, è questo possibile che gente che è pastore e maestro, che forma parte della grande moltitudine, che sta dentro della congregazione basso questa responsabilità di dirigere la congregazione, e abbiamo visto che congregazione nel Nuovo Testamento, nelle scritture greche, si intendono come quelli della classe unto dei 144.000 con speranza celeste, e sono questi pastori della classe terrenale o speranza terrenale che avevano la responsabilità come pastori e maestri di edificare e portare avanti al corpo di Cristo per ristabilire ai santi. Com'è possibile questo, che gente che dovrebbe essere edificata per lo schiavo, per il corpo del Cristo, per i santi, sono diretti per pastori e maestri della classe terrenale? E questa è una domanda che io ho messo qui in YouTube, perché voglio qualsiasi spiegazione, qualsiasi testimone di Geova che lega questo testo di Efesi capitolo 4 versi 11 al 12, dove dice che Geova ha dato alcuni come pastori e maestri per edificare il corpo del Cristo. Io mi chiedo, gente
della classe terrenale che aveva la funzione di anziani o pastore o pastori, anziani o pastori, che sono quella della gente della classe terrenale che prendono questa posizione di pastori e maestri, sono quelli che edificano la classe celeste, con speranza celeste, alla Chiesa o al corpo del Cristo. È questo possibile? Che Dio aveva incaricato alcuni della classe che formano parte della classe terrenale come pastori e maestri per edificare al corpo del Cristo, cioè alla congregazione, e congregazione si intende come gli 144.000 della classe unto, come abbiamo visto, perché è così come si intende nelle scritture greche. Quando si parla della congregazione si riferisce, si intende alla classe unto. Io mi chiedo, com'è possibile che alcuni che avevano la posizione di pastori e maestri possono edificare al corpo del Cristo e anche ristabilire ai santi per la opera del ministero, quando questo dovrebbe essere lo contrario, che la classe unto, lo schiavo, il corpo del Cristo dovrebbe edificare e ristabilire alla classe terrenale per cibarsi di loro. Invece qui si vede che sono i pastori e maestri della classe terrenale che edifica al corpo del Cristo, cioè la Chiesa, cioè alla classe unto. Questo mi ha fatto riflettere e pensare che qui c'è qualcosa che non c'entra e non va bene e che non c'è niente di fare questo qua. Com'è possibile che pastori della classe terrenale sono incaricati di dirigere alla congregazione e la congregazione, come abbiamo visto, è la classe unto dei 144.000 persone? Com'è possibile che persone della classe terrenale, con speranza terrestre o terrenale, avevano la responsabilità di dirigere ed edificare il corpo del Cristo, in vista che loro, come pastori della congregazione, sono, abbiamo visto che la congregazione nel Nuovo Testamento e nelle scritture greche, quando si parla della congregazione che questi pastori e maestre e maestri dirigono con molta responsabilità, sono quelli, e si intende a quelli della classe unto con speranza celeste, i 144.000 della classe unto. Questa è la mia domanda, ho messo questo qui per fare a voi riflettere, e aspetto di tutti voi sui punti di vista su questo assunto molto contraddittorio e che fa pensare che qui, che questa organizzazione non era l'organizzazione vera che Gesù e Geova aveva scelto per dare il cibo corretto al tempo dovuto. Vi lascio, grazie, arrivederci e a presto.